Splendori miei, benvenuti nel secondo episodio di questa miniserie del murale nel mio studio. Luca ha realizzato tutti gli schizzi, adesso stiamo vedendo cosa state dicendo per la scimmietta, per altri consigli, infatti lì c'è ancora un buchino, ma partirei proprio facendovi vedere tutti gli schemi che ha fatto e anche quello che ha realizzato lì, che è proprio una chicca. Partiamo dall'angolo opposto alla mia scrivania. Qui in alto abbiamo pensato di fare un parrocchetto. Qui invece due are. Non so se ara, cioè se are è il plurale di ara, mi stavo ingarbugliando, non lo so. Comunque sono quei pappagalli grandi e colorati, ne abbiamo fatti diversi. Ad esempio qui ce n'è un altro. Qui sotto ce ne sono altri due, che sono quelli che vi ho fatto vedere già ieri, insieme al tucano. Eccolo qua. E qua abbiamo fatto un altro tucano. E E qui. qua c'è un dubbio sul nome, sulla pronuncia più che altro. O cacatù o cacatua. Spero che sia cacatua Non saprei. l'accento. Vabbè, comunque sono bellissimi. E ora passiamo alla zona dove c'è il puzzle di Agatha Christie, dove abbiamo pensato di far passare un ramo che sarà completamente secco, mentre qui ci sarà tanta vegetazione. Ci avete già dato anche dei suggerimenti molto interessanti. Comunque qua immaginate foglie, fiori, un po' di tutto. Invece qua l'unico ramo secco con un corvo. Perché quando Luca mi ha detto che voleva disegnare qualcosa anche vicino a questo puzzle, mi ha detto che cosa vuoi? Ho detto beh, ci avviciniamo nell'angolo dei gialli e il corvo secondo me è perfetto. Tra l'altro, se non erro, c'era forse anche qua all'interno del Lì, puzzle. Dove? della finestra. Ah, eccolo qua, è vero. Eccolo qua, era un corvetto. Ma forse ce n'era poi anche, perché ci sono talmente tante cose. No, era Era l'unico. Sì. l'unico? Ok, mi sembrava. Non so perché me ne ricordavo un altro, no, ma Avere anche in effettivamente. casa, non credo. No, no, è vero. No, ma magari sai, nei quadri, ma no, no, non c'è. Mi ricordavo male. Qui Luca inizia con i colori e mi ha spiegato che parte dai rami. Come vi ho fatto vedere, Luca ha iniziato a colorare i rami e nel frattempo gli ho dato un'occhiata ai vostri commenti e li ho letti anche a Luca. Ci avete dato tantissime idee molto carine, come anche fiori, farfalle ci saranno, non vi preoccupate, ci saranno anche tante belle foglie. E Luca ha in mente proprio un Sì, mix. fiori, foglie e poi si riempie. Ora non ho fatto gli schizzi, ma poi piano piano li faccio. Hai in mente un bel mix, un bel intreccio, ecco, che mi piace molto. Poi ci avete anche consigliato di far sbucare dalla finta spaccatura della parete il muto di una giraffa. Sarebbe stato bellissimo, solo che come dimensioni non ci stiamo purtroppo, perché comunque è un bel muso. Abbiamo guardato e non ci stava. Ci avete consigliato anche i serpenti, l'idea a me è piaciuta tantissimo e secondo me sta anche bene qua nel mio studio, visto che io scrivo gialli, perché spesso alcuni personaggi vengono, quelli un po' più malignetti, vengono paragonati a delle serpi e quindi mi piace tantissimo questo rimando. Vabbè, chi mi segue da tempo l'avrà capito, a me piace che ci siano questi collegamenti, che le cose non siano fatte casualmente, ma che ci sia un pensiero dietro, mi fa impazzire. E poi ho visto che per ora sta vincendo il no per quanto riguarda la scimmietta, Povera scimmietta. quindi in questa zona qua dove abbiamo lasciato il buco io farei un bel serpente, Vediamo. Lu. Ancora un po', dai. Ci spero, la scimmia. Ci sono anche voti favorevoli, però per ora sta la maggioranza è a sfavore della scimmietta, quindi secondo me lì un bel serpente attorcigliato
ci sta molto bene. E poi ho visto anche dei commenti in cui mi chiedevate se non è troppo, visto che questa stanza, cioè se fare un murale di questo tipo non sia troppo, visto che qua ci sono già tante piante, libri, mensole, quadri, eccetera, eccetera. Beh, per noi non è troppo, per noi è solo l'inizio. Allora, a noi, qua dipende dai gusti, io li accetto, li rispetto tutti e capisco che i nostri gusti non piacciono a tutti, ci mancherebbe. A noi è sempre piaciuto questo tipo di abbondanza di colori, di piante e di dipinti. Se vi ricordate il nostro vecchio appartamento, non avrete dubbi in merito. Lì poi ci eravamo fermati con l'arricchimento, chiamiamolo così, perché volevamo cambiare casa, quindi ci eravamo bloccati, ma era già bello ricco, oh, sì. Bello sostanzioso. In sala soprattutto. In sala. Sì, la sala era una vera e propria giungla. Però a noi piace ricreare questo tipo di ambienti e per noi sono ambienti confortevoli, ricchi di ispirazione, che ci rappresentano, che ci fanno sentire a casa. E per noi, diciamo, l'idea iniziale era subito quella di creare piano piano una casa basata sulle nostre personalità, sulle nostre passioni, solo che ci abbiamo messo, cioè la strada è ancora molto lunga, comunque ci abbiamo messo tanto per iniziare queste parti perché, come sapete, avevamo tanto da fare sia all'interno che all'esterno. Adesso piano piano stiamo iniziando anche a dedicarci a questo, quindi per noi non è troppo e io immagino il mio studio veramente come un tripudio di colori, disegni, dipinti e in generale immaginiamo tutta la casa un po' così, con animali, piante che sbucano di qua, di là, però sicuramente ci sono ambienti che lasceremo un po' più tranquilli e ambienti dove invece ci accaniremo, tipo i nostri studi. Luca, per il suo studio, ha in mente... Faccio capo una rappella a tutti, secondo me. Poi lo scoprirete, non so quando, ma... ha un'idea bella, bella carica, e questo, diciamo, è un po' l'espressione di quello che siamo noi. Lo sapete che ci è sempre piaciuto, per quanto riguarda le case, gli ambienti, vabbè, detto così le case sembra che chissà quante case abbiamo avuto, vabbè, la casa, gli ambienti, proprio occuparci, dedicarci a ogni singolo angolo, di ogni singolo angolo e studiarlo, personalizzarlo, rimodellarlo in base ai nostri gusti proprio fino alla fine. E io non vedevo l'ora, perché quando in questa stanza c'era solamente la scrivania, all'inizio non c'era praticamente nulla, mi sentivo veramente in un deserto, non so come dirvi, mi sentivo poco, sì, spenta, poco ispirata, come se fosse un luogo freddo, non ve lo so spiegare. Invece adesso che si sta riempiendo di tutte queste cose e ogni cosa per me ha un significato, ogni volta che guardo queste cose mi sento bene, mi sento arricchita. E però questo ovviamente è per il mio carattere, per il modo in cui funziono io. E niente, adesso... Ah, Luca è andato dal corvetto, quello è l'unico ramo secco, è l'unica parte dove non ci saranno foglie, non ci saranno fiori, ma lì è giusto così. Ah, alla fine l'hai spostato il puzzle, l'hai fatto bene. No, per forza, perché ho fatto il ramo. L'hai fatto bene, sì. No, ma anche perché era un po' pericoloso. Non potevo interrompermi. Era un pochino... avevo paura che cadesse, dopo tutto il tempo che ci abbiamo impiegato per farlo, dovesse cadere e andare in mille pezzi. Qua posso dire letteralmente mille, perché sono mille i pezzi di quel puzzle. Ci sarei rimasta un po' male. Ho appena letto due vostri commenti favolosi, cioè voi siete dei geni, non mi devo più salutare con splendori, ma geni. Luca, vieni, vieni, non ho ancora condiviso con Luca perché io ero di là, lui era qua che ha rubato il letto della nonna, se ne è appropriato. Allora, un suggerimento, ed è, cioè, se vuoi fare la scimmietta, perché ora stanno vincendo, sì. Però devi seguire questo suggerimento, altrimenti per me è un no. Qual è?
con la lente di ingrandimento in mano per i gialli. È geniale, ah. È geniale. Se no, la scimmietta. Ho lente. Eh no, però semmai vincono in sì. No, ci deve essere. Perché vediamo. Tanti hanno detto: il tuo studio devi decidere tu. Le scimmie nello studio di Luca. Vediamo se si può fare. Se adesso me la devo un attimo studiare. Non lo so, mi sa tanto uno di quelli. Vediamo che in realtà è uno. Aspetta, perché c'è il secondo sto scappi. C'è un'altra idea che ha dell'incredibile. Fare. Con coltello. No, fare. Ma questo in tutta la casa, poi in base a quello che faremo, un topolino come quello stile lì, sì. Un po' nascosto con la mutandina da Tarzan. Ma è geniale, Luca, è bellissimo. Però non dentro il buco. No, no, cioè un topo sul ramo. Però in quello stile lì e sì. Sì, nel sì, commento sì, c'era sì. Proprio scritto che sarebbe bello e io condivido in pieno. Questi topini nasconderli in tutta casa, che sbucano qua e là, un po' anche mimetizzati. Ah, in tutta casa? Sì, 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 il suggerimento si estendeva giustamente a tutta tutta casa ciliegia. E un po' mimetizzati, magari mascherati in base a dove uno li mette, no? E qua, con la mutandina da Tarzan, ma è un'idea pazzesca. Che okay, carina. Io non ci avevo pensato e la trovo geniale. Però io sono sempre più sulla scimmia. No, ma sono due cose... No, normale. Valente. Normale. Qualcuno ci va anche con un libro in mano? Ti piace di più? Sarei più sulla scimmia classica, tipo quello che abbiamo visto. Però vediamo, magari qualcosa ci mettiamo. Dai. Lo convinco questo uomo. Vediamo, dai. Man mano. Ma di solito il vediamo di Luca è un no, quindi come risposta non mi piace tanto. Forse. Anche quello è un no. Tu hai tutti questi modi. Devo guardare. Vabbè. Un po' di merenda. Fate la carità, io non ne posso più. Tu ti sei andato a inguaiare in questa avventura. Più di quello che pensavo. Sì, da come hai detto pensavo ieri. Pensavo un po' più veloce, ma effettivamente comunque c'è tanto da fare. Comunque ogni singolo già animale equivale a più o meno una tela, diciamo piccola, tra virgolette, di quelle che faccio. Poi è fatto un po' più velocemente tutto. È bello impegnativo, però dai, però, due sono già fatti. Però il risultato ripaga tutti i tuoi sforzi perché... Due sono a posto, ne mancano uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto però, mamma mia. Poi c'è la scimmietta, i serpentini, i farfalli, sì, con la lente.
con la lente e le farfalline, le foglie, i fiori. Amore, ce n'è ancora tanto, tanto, tanto di lavoro. Okay. Ma noi tutti crediamo in te, nelle tue capacità. Ah, comunque come merenda, pane con confettura di zucchine. Buona, vero? E cosa volevo dire? Ah sì, ieri, da come aveva detto Luca, io pensavo che questa miniserie fosse appunto mini, forse un po' più lunga di una miniserie, però ci saranno in mezzo altri vlog. Perché è troppo lungo. Sì, Luca deve giustamente staccare da questa parete, se non è davvero un carcerato del mio studio. Ah, è stata comunque una sua intenzione. È stata una media, sono io ho dato il via. Ah, e lui mi ha detto oggi quando partiamo. Già mi sento ciucco in questo momento. Non, nessuno qua l'ha obbligato, perché magari poi di te lo incateni lì. Adesso mi sento un po' incriccato e va tanto ciucco con la testa. Perché adesso mi sa che smetto. Ma il braccio non ti fa un po' male stando sempre così? Ah, dipende. Perché sì. Ieri quando facevo le griglie... Sì. Sentivo le spalle comunque. Un pochino, dipende. E ho detto, chissà Luca. Perché è diverso che una tela. La tela la prendo, la alzo, la basso, la giro. A volte magari mi metto anche in orizzontale. Invece qua è fisso lì e ti devi... magari mi alzo, mi regolo un po' con lo sgabello. Però dipende con me, se ti liberaccio un pochino. A volte incomincio un po' a bruciare. Quello, proprio ieri ci pensavo mentre facevo le griglie. E quindi dicevo, ci saranno altri video nel mezzo, perché Luca si deve staccare un po' da qua, altri lavori da portare avanti, ci sono tante cose, però la serie, che così mini mi sa non sarà, continuerà fino alla fine e le premesse sono molto buone, quindi sì. Non vedo l'ora di poter ammirare il risultato finale. Di sicuro, secondo me, vedendo com'è, se ne faccio due al giorno. Di uccelli. Non lo so, non saprei. Uno, due, più o meno un tre, quattro giorni. Quattro giorni per fare gli uccelli. Ce ne ho. Poi magari non ti richiedono tutti lo stesso tempo, perché comunque già il corvetto è un po' più piccolo, anche il parrocchetto, ci sono... E poi c'è da fare ancora i rami, che adesso è un colore singolo, e poi tutte le foglie, fiori, scimmietta. Eh sì, ci sono tanti dettagli poi anche. Un bel lavoro, però... Merita, sì. Guarda, merita, perché già così sì, un'altra cosa. Si vede quello che verrà fuori. E nulla, noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi, speriamo di avervi tenuto come sempre un po' di compagnia, vi mandiamo un bacio enorme e ci vediamo presto nel prossimo video.